Ciao a tutti, mi chiamo Andrea Zannolfi, vivevo in un piccolo paese nella provincia di Pavia e da diversi anni a questa parte con la mia famiglia stavamo valutando di trasferirci all'estero. L'anno scorso abbiamo incominciato a fare delle ricerche e dopo aver valutato quelle che potevano essere le varie alternative, la scelta è ricaduta su Tenerife. Perché abbiamo scelto questo posto? Ma intanto perché rimane comunque un posto all'interno dell'Unione Europea, anche se con uno statuto a parte, quindi molte di quelle che sono le leggi imposte dalla Comunità Europea qui hanno un effetto decisamente diverso rispetto a quelle che possono essere le varie nazioni facenti parte appunto della CE. E poi per il clima qui è molto asciutto, si sta bene perché è quasi sempre estate. Abbiamo scelto di vivere vicino a quelli che sono i centri maggiormente frequentati, quindi la zona di Las Americas e diciamo che tutto quello che cercavamo lo abbiamo trovato. Io mi occupo di trading immobiliare e borsistico, quindi non sono venuto qui a tentare di trovare un lavoro come fanno molti italiani, e, anche perché per quello che offre l'isola, riuscire a trovare un posto di lavoro è veramente difficile. Vedo molti miei connazionali che vengono qui, tentano di barcamenarsi tra un lavoro e l'altro, alcuni investono aprendo delle piccole attività, però poi sostanzialmente l'isola è già satura, quindi si fa fatica a trovare uno sbocco in questi settori. Io occupandomi di altro, perché mi occupo di trading immobiliare e di borsa, posso svolgere la mia attività dove voglio. Oltretutto le Canarie offrono un grande sbocco perché qui il mercato immobiliare si muove molto rapidamente. Tenete conto che ho visto compravendite chiudersi nel giro di una settimana, quindi per persone come me che vogliono investire o che comunque si occupano di questo settore, sicuramente è una zona strategica. Oltretutto siamo alle porte dell'Europa, quindi può diventare veramente un business interessante. Qui, come già detto, il clima è mite tutto l'anno, non si vede nebbia, non si vede, si vede pochissima acqua e questo è molto bello perché, come diceva sempre Gerry Calà, l'estate non è una stagione ma uno stato d'animo, quindi si respira, c'è una psiche completamente diversa rispetto a quello che si può vivere in Italia. Che cosa mi manca dell'Italia? Mi mancano gli amici, mi mancano i parenti e sostanzialmente nient'altro perché negli ultimi anni era diventato veramente difficile poter lavorare. L'Italia è sicuramente un bellissimo paese, ma credo che se vuole far crescere e mantenere l'industria all'interno del suo territorio deve sicuramente applicare delle politiche diverse rispetto a quelle che sta applicando oggi. Quello che ci ha spinto ad andarcene è stato proprio proiettare il futuro di nostro figlio. Noi abbiamo un bimbo di 5 anni e credo che il suo futuro in Italia sia segnato, nel senso che lavoro non ce n'è. È impossibile fare impresa, quindi in automatico diventa anche difficile poter sopravvivere dignitosamente, anche se magari si hanno degli stipendi abbastanza buoni o che se comunque si ha un'attività che possa funzionare. Arrivare a pagare quasi il 70% di tasse credo che sia al limite dello strozzinaggio, quindi
non riesco a spiegarmi come una politica del genere possa portare gli imprenditori a investire in Italia. Diciamo che qui ci siamo ambientati molto velocemente, l'isola, come già detto, offre tutto quello di cui si ha bisogno e oltretutto i servizi sono ottimi rispetto all'Italia. Per fare degli esempi, non si trovano buche per strada, l'autostrada è gratuita, il costo della benzina è di 80 centesimi, io spendo 300 euro all'anno per assicurare la macchina, e 100 euro di tassa di proprietà, insomma, si vive decisamente meglio, ecco. Penso che sia uno dei posti più belli del mondo, però non è sufficiente visitare monumenti piuttosto che bellissime spiagge per poter vivere bene. Bisogna valutare la cosa a 360 gradi. E sinceramente il pensiero di dover lavorare quasi 7 mesi l'anno per pagare le tasse e non avere un briciolo di servizi era una cosa che non riuscivo più a digerire. E quindi, che cosa deve cambiare per farmi tornare in Italia? Praticamente tutto. Io credo che l'Italia non mi darà mai la possibilità di valutare un rientro. Tenete conto che se in Italia pagavo il 70% di tasse, qui per i primi 2 anni pago il 15% se non eccedo i 300.000 euro di utili, di fatturato, e dal terzo anno in poi il 25%, quindi rispetto all'Italia è tutto un altro mondo. Volevo salutare tutti e soprattutto chi mi ha dato la possibilità di fare questo video. E se volete valutare di trasferirvi all'estero, fatelo perché credo che oggi in Italia sia veramente difficile poter creare qualcosa di buono. E tante volte ci ferma il pensiero di trovare qualcosa di peggio o il pensiero di non riuscire ad ambientarci e quant'altro. Beh, non funziona così.